E come si impara a pregare? Pregando. Come si impara a pregare? Pregando. Se non preghiamo, se non ci mettiamo come, ecco, un punto fisso della nostra vita, la preghiera costante, la preghiera continua, non impareremo mai a pregare. Se abbiamo la pretesa di imparare a pregare un giorno sì, 10 giorni no, un altro giorno mi dimentico, un altro giorno da fa, non impareremo mai a pregare così. Ecco, la costanza nella preghiera. Più preghiamo e più impariamo a pregare e più cresce in noi il desiderio della preghiera. Allora, fratelli miei, coraggio, coraggio. La preghiera infonda nel nostro cuore il coraggio, la forza di essere realmente testimoni della luce di Dio che può trasformare la nostra vita. Il Signore vuole cambiare la nostra vita, il Signore vuole rinnovare la nostra vita, il Signore realmente vuole farci vedere prodigi nella nostra esistenza. Tocca a noi impegnarci nella preghiera e chiedere la grazia e chiedere la forza allo Spirito Santo di essere forti. Di essere forti nella via di Dio. Allora, come Padre Pio, anche noi vogliamo essere semplici cristiani che pregano. Vogliamo essere cristiani che prendono sul serio l'impegno della preghiera, a partire da oggi, a partire da questa Santa Messa, l'Eucarestia, il Santo Rosario, siano la forza che realmente possa, la forza che realmente stravolge la nostra esistenza, la forza che rinnova il nostro cuore. Chiediamo questa grazia a Padre Pio, la grazia di essere uomini e donne, giovani, bambini, religiosi, preti, suore, famiglie realmente radicati nella preghiera. E allora sì, vedremo prodigi nella nostra vita e nella società che viviamo. Sia lodato Gesù Cristo.